scheda infantile al Sant'Orsa di Bologna e, dato che sono diversamente giovane, negli ultimi 30 anni ho fatto un po' tutto il giro dei nostri diversi servizi. Fino alla metà degli anni 90 eravamo essenzialmente neurologia pediatrica, poi con l'emergenza dei disturbi del comportamento alimentare siamo diventati pian pianino centro regionale per il riferimento per il disturbo del comportamento alimentare, e ognuno dei nostri servizi è composto da un ambulatorio dedicato, da un day off siamo fare altro. Quindi il tempo da dedicare alla ricerca clinica, per quanto appassionante come negli ultimi due anni e mezzo ho avuto la fortuna di conoscere Paolo su questo incarico della SINT, che temo lo consideri decaduto, ma spero di stupirli riuscendo ad attivare questi lavori che sono uno in ballo da un anno e mezzo e l'altro in procinto di essere definito meglio per poter partire. Protocollo comunque l'utilizzo del SERPLUS, cioè dell'alfa-lattoalbumina, nelle epilessie farmacoresistenti dell'età evolutiva, e il fatto di essere andati così avanti nel tempo comporta che mi sto bruciando molti pazienti, perché in realtà gliela comincio senza lo studio avviato, e in effetti molti di loro, sia su alcune forme di epilessia genetica sia su alcune forme di epilessia encefalopatia su base malformativa, senza intenti miracolistici, però migliorano nettamente la qualità di vita, tanto che una caregiver di una di queste ragazzine è tra le più gravi, lei ha praticamente una situazione di oloprosencefalia da sempre, post forse ischemia, è una ragazzina abbandonata, e la persona che ne ha cura ormai da anni, dopo aver visto i miglioramenti, l'ha trovato spontaneamente anche sulla propria mamma che ha l'Alzheimer, ed è tutta contenta degli effetti che ha ottenuto utilizzandolo, così me l'ha dato come notizia. Invece nell'ambito del disturbo del comportamento alimentare stiamo strutturando un piccolo protocollino che dovevamo discutere oggi anche con il dottor Cartenuto per vedere se poteva interessare anche loro, non tanto per la gravità del disturbo del sonno in sé per sé, che ha una dimensione molto variabile in età adolescenziale, però si affianca ai soggetti con disturbo alimentare grave. Considerate che noi siamo il quarto livello, dopo di noi c'è solo la rianimazione, quindi siamo considerati in reparto una alta intensità di ragazzine che hanno dai 10 ai 14 di BMI. In queste situazioni il disturbo del sonno potenzia la comorbidità psichiatrica, e questo stiamo cercando di capire se al di là ci sono tanti nutraceutici a proposito che possono essere somministrati per il sonno e noi ne usiamo delle vagonate, forse con un razionale pencolante, se è vero come dice Paolo che buona parte della melatonina che si somministra non arriva e non viene assorbita, forse può essere meglio passare da altre vie, e quindi questo sarebbe un po' lo scopo, capire se con l'alfa-lattoalbumina otteniamo in più breve tempo un risultato più permanente e che migliori magari anche l'efficacia dei trattamenti farmacologici che si usano, e per questo dovremmo fare anche un dosaggio degli indici di flow, così non so se questo vi può interessare, così entra più nel dettaglio volendo le diapositive, ma per dire un pochino. Devo dire che non so quanti di voi, ma io posso portare un'esperienza personale a suffragio, avendomi convinto da una insalata due anni fa a Milano mentre presentavamo il protocollo della farmacoresistente al professor Romeo. Io avevo una gastrite da Helicobacter, ormai annuale a livello erosivo, per cui mi stavo diventando dipendente da omeprazolo, e lui per giro di questa colazione mi ha convinto che stavo praticamente lentamente, inesorabilmente arrivando all'ulcera, e quindi nel giro di una settimana effettivamente ho smesso di prendere omeprazolo, sono passata al SERPLUS e dopo un anno di terapia intensiva non l'ho più mai più utilizzato e ho cominciato a rialimentarmi, quindi se c'è qualcuno da convincere posso portare questa piccola testimonianza molto soggettiva.